Siamo nel vivo di questa stagione estiva a Pentone. Quali sono le novità di questa programmazione che avete messo in campo? Come sta andando e soprattutto quali sono i prossimi appuntamenti? Allora, sta andando bene, abbiamo investito quelle pochissime risorse economiche del bilancio comunale per programmare una stagione estiva abbastanza variegata, sia con target più giovani, gli adolescenti, che le persone un po' più anziane. E abbiamo cercato, anche per rispettare le norme di sicurezza, giustamente di safety e security, siamo un po' stati costretti a spostare la maggior parte degli appuntamenti sulla piazza principale, che noi chiamiamo il capoluogo, a Pentone, attenzionando però debitamente anche le frazioni, e dove per esempio svolgeremo la quinta edizione quest'anno del Festival del Libro, che è un festival che ormai si è storicizzato fortunatamente nel nostro territorio attraverso la cultura dei libri e la bravura di diversi scrittori calabresi e non solo. Cerchiamo di attenzionare, di promuovere il brand Visconte, Sant'Elia e Pentone tramite il veicolo, insomma, della cultura. Inizia proprio questo festival il 13 agosto. Quest'anno attenzioniamo la frazione di Visconte, come di consueto iniziamo in una frazione, peraltro storicamente anche molto importante, citata già nel 1200 sulle mappe del Vaticano, e il festival si arricchisce in questa quinta edizione anche della presenza di alcuni musicisti professionisti, per cui ringraziamo l'assessore alla cultura del comune di Gimigliano per averci, diciamo, accenzionato questi professionisti, Tommaso Rotella, Davide Rotella e Francesca Marincolo, che apriranno e chiuderanno il festival con delle melodie alquanto soavi. La serata di Visconte lunedì 13 agosto sarà presentata da Irene Amoroso, lettrice Mietta Capicotto, e avremo come ospiti una professoressa dell'Università Romana Federica Giandinotto con un testo sull''Ndrangheta, e Massimiliano Lepera, il cui libro è stato recensito dal Messaggero, un catanzarese, l'architetto Amelio di Fossato, e Fossato in unione dei comuni insieme a Gimigliano con Pentone, quindi abbiamo cercato anche di allargare le collaborazioni in modo da promuovere quanto più possibile scrittori della Presila, il giovane professionista Elia Banelli, che ha vinto il finalista della prima edizione del concorso letterario Residenze Gregoriane, e Rita Tulelli con il libro Il fragile bullo, che ha partecipato a diverse rassegne anche nazionali importanti.